Simone Agubbio, buongiorno. Ciao Simone. Buongiorno Conigli, e visto allora, che oggi è l'8 marzo, è doveroso un augurio a tutti coloro che si chiamano Otto. Otto. Esatto. A tutti gli Otto in Asgore, in Germania. Sì, è pieno. Che è successo, Simone? Allora, Brasile, Rio de Janeiro per la precisione, sì. E vogliamo andare, dopo aver visitato il Maracanã, tanto la prima cosa che ci guarda di ogni città allo stadio, vogliamo andare in una di queste famigerate favelas. E allora ci dicono di togliere tutto ciò che possa attirare i malviventi. Ma è pericoloso, non molto è pericoloso. Sì. No, ci hanno detto che se uno va là in infradito, bermuda, insomma costume bermuda e canottiera, è un messaggio per dire guarda, non ho niente, non ho nemmeno è inutile che mi derubate. Lassate abbastanza. Esatto. Ecco. Perché loro aggrediscono solo se possono prendere qualcosa. Certo. Io mi ero tolto tutto, però non mi ero accorto che mi era rimasto l'orologio. Quindi, diciamo, con il cinturino in metallo, avete presente, tipo modello Rolex, sì. Ovviamente era un orologio da 20 euro, però avrebbe comunque attirato da lontano un eventuale, diciamo, acquirente, chiamiamolo così. E tu cosa hai pensato allora? Allora, cosa ho pensato? Ormai era con me, non avevo tasche nei bermuda, sì, perché era un costume in realtà. E dove lo metto? Lo metto in quella reticella che c'è fra il bermuda. Bravo, e bravo, che bella idea, Simone. Il problema è che i vari segmenti, le maglie, insomma, del cinturino di metallo, mi facevano una tortura, credo, simile a quella dei Vietcong. Lo credo. Mi facevano una ceretta interna ogni piede spinto. Mamma mia. Quindi, appena ho potuto, insomma, quando sono tornato in albergo l'ho tolto, insomma, sembrava un porco spino. E ti eri depilato, diciamo. Esatto, però sembrava un porco spino. Anche se esiste il cosiddetto polso inguinale, no, ma non è adatto, diciamo, all'orologio. Grazie Simone! Allora, Rossella, ciao Simone.